decisivo, importante, complesso, con tante opportunità e anche rischi. Io utilizzo molto i social, ma pensare ad esempio di fare politica solo con i social è un errore, così come l'utilizzo da parte dei ragazzi è una grande opportunità, perché la conoscenza del mondo, entrare nelle dinamiche sociali, entrare nel cuore della conoscenza, ma attraverso i social ci sono anche rischi, rischi che vanno, come dire, dalle organizzazioni criminali che cercano di captare le fragilità per farle rientrare in circuiti anche perversi. Quindi credo che bisogna vivere di social senza abusare. Innanzitutto siamo tutti interlocutori, perché è un punto di equilibrio tra il diritto, la morale, la vita sociale, la vita istituzionale. Credo che, ad esempio, facendo noi parte dell'Europa, sicuramente l'Unione Europea può scrivere delle regole che mettono insieme diritto alla privacy con libertà di espressione, che deve essere la più vasta possibile. Adesso entrerà anche in vigore la nuova normativa sulla privacy e ci sono anche sanzioni molto pesanti nel caso di violazioni. Poi c'è un po' anche quella che è l'autoregolamentazione comunque della vita della comunicazione. Io credo che non si può mettere un recinto troppo stretto, perché c'è un livello, come dire, di libertà che sfocia automaticamente nell'anarchia, e quindi è anche un poco la vita dei social che deve trovare delle proprie regole al suo interno. Mi preoccupano i politici che fanno politica solo attraverso i social o i politici che disprezzano i social. Una statistica recente dissero che io ero il sindaco, sono il sindaco d'Italia che più usa i social, ma a me fa molto piacere pensare che sono il sindaco che fa più chilometri di tutti per strada. Quindi social va bene, ma mai sostituire il rapporto corporale, carnale, guardarsi negli occhi con i cittadini. Quindi è uno strumento, secondo me, molto utile, ha cambiato il mondo più in senso positivo che negativo. Però si vedono ogni tanto anche nella politica gli effetti negativi, anche il rancore, il veleno, l'aggressività, un po' la comunità del rancore che certe volte anche alligna in alcuni segmenti dei social.